Bene, signori, buongiorno e ben ritrovati. Spero che l'audio e il video siano di buona qualità. Aspetto un feedback da parte vostra al riguardo. Intanto vi ripropongo il nostro famoso disclaimer. Eccolo qua. Mi raccomando, sempre occhio alla leva finanziaria soprattutto. E quindi cerchiamo di approfondire quelle tematiche che peraltro gratuitamente ho anche distribuito e divulgato durante l'intero ciclo della Trading Academy Basic, che come sapete è a vostra disposizione, tutte le puntate sono state registrate e sono di libero accesso, quindi se avete dei dubbi sull'utilizzo della piattaforma, sulle basi un po' del trading, un invito doveroso che vi faccio, e coscienzioso direi, è quello di dare un'occhiata a come funziona la nostra piattaforma, qual è il concetto di leva finanziaria e quant'altro, perché sono dinamiche spesso trascurate colpevolmente. E poi vanno a riverberarsi in andamenti non certo straordinari delle nostre performance e dei nostri conti. Quindi, al di là del testo basico di un disclaimer, sono sempre gli stessi, li vedete sempre visualizzare ed evidenziare durante qualunque webinar fatto da broker di qua o di là. Coscienziosamente cercate di misurare le vostre conoscenze e competenze sul trading. Questo è il miglior consiglio che vi si possa dare. Detto ciò, andiamo subito in argomento e diamo un'occhiata, come sempre, in apertura all'andamento di Piazza Affari, una Piazza Affari che sta diventando un metronomo di supporti e resistenze, nel senso che a livello ancora una volta logico ed evidente, direi graficamente parlando, il mercato non ha intrapreso nessuna strada con particolare convinzione. Stiamo traccheggiando dopo la famosa violazione di area 19,5. Ci stiamo muovendo in un range fra 19.250 e 20.000, oramai da tempo immemore, sta passando quasi un mese, scherzando e ridendo, durante il quale Piazza Affari sta regalando buone soddisfazioni a chi fa un'attività più di mordi e fuggi che di posizionamento. Lo vediamo infatti perché se andiamo a cercare di costruire un box che vada a racchiudere l'andamento degli ultimi tempi, come vedete è un bel box rettangolare. E in questo momento appare abbastanza scontato un ennesimo tentativo barra test di raggiungere l'area dei 20.000 punti. Area dei 20.000 punti che durante l'ultima fase di mercato ha provocato poi una discesa abbastanza consistente, discesa, è giusto ricordarlo, riconducibile anche al note vicende dei downgrade politici e via dicendo, quindi comunque un andamento dell'economia che in questo momento non è certamente brillantissimo a livello generale e poi la congiuntura come sempre si abbatte sull'Italia in maniera un po' più violenta. Sta di fatto che come ha auspicato diverso tempo addietro le banche erano in ritardo e le banche sono in questo momento la linfa vitale di Piazza Affari perché sicuramente se dovessimo caratterizzare la dinamica attuale rimbalzista è ascrivibile, direi, quasi esclusivamente appunto al settore bancario. Sono le banche che stanno trainando, sono le banche che stanno tirando, sono le banche, se vogliamo, che hanno dato una sorta di cambio di passo al settore industriale, gruppo Fiat in particolare, e poi alle utilities che avevano invece tirato su le quotazioni nella fase precedente. Quindi questo cambio settoriale, questa rotazione settoriale, che era un'ipotesi apparentemente balzana all'epoca, si sta invece rivelando in tutta la sua pienezza. Dal punto di vista squisitamente operativo, direi che l'area tecnica che ci attende è sempre la stessa, 20.250 punti, è evidentemente una zona statica di prezzo, la vado a, come dire, a determinare semplicemente dal fatto che in passato il mercato l'ha rispettata, come vedete, diverse volte, il che mi fa pensare che anche questa volta dovremmo arrivarci e probabilmente qualche seguace, è giusto dire seguace, dell'analisi tecnica come sottoscritto, qui qualche riflessione la farà. Una riflessione che forse porterà a qualche piccola presa di beneficio, decisamente non caratterizzerà poi il mercato per un crollo, direi proprio di no, è un mercato tonico, è un mercato rialzista sicuramente, salvo qualche tema. E quindi è area 22,50 in questo momento il target tecnico reale. Credo che attaccheremo i 20.000 magari durante il webinar e tenteremo anche di superarli in giornata, anche perché come poi vedremo sulla piattaforma di Purple Trading, allora quando daremo un'occhiata anche agli altri indici azionari, sicuramente la dinamica rialzista non riguarda solo l'Italia, bensì abbraccia i mercati nordamericani in particolare, anche Francoforte mi sembra che si stia risvegliando abbastanza bene.
doveroso a questo punto tirare un nuovo supporto dinamico, quindi una nuova proiezione. Il pullback che avete visto in apertura di puntata, che era questo, è decisamente fallito, è stato annullato praticamente adesso, nella seduta odierna, quindi una trend line che non ha funzionato, magari funzionassero tutte, e in questo momento si fa una nuova ipotesi, un nuovo piano tecnicamente di azione. Direi di cancellare alcuni riferimenti del passato e restituire al grafico quella che probabilmente è la sua sintesi più corretta. Abbiamo parlato di un'area 20.250 come livello tecnico importante, lo evidenziamo andando ad ispessire, direi, la linea, perché secondo noi è la zona dove probabilmente il mercato andrà a lavorare nei prossimi giorni. Eccola qua, ci siamo riusciti. Quindi quello che è la configurazione attuale del mercato, volendo un attimino classificarla in maniera tecnico-grafica, è sicuramente una zona triangolare, rappresentata da una zona superiore statica a 20.250 e da un supporto dinamico che adesso ci darà una terza proiezione più o meno a 19.600-19.000 650 punti di mercato. Quindi tecnicamente parlando, mi sembra che 22.250 alla lunga, chiamato da diverso tempo fa, funga da attrazione fatale per il mercato, e il mercato mi sembra che abbia al suo interno tutte le componenti tecniche per andarlo a raggiungere. Discorso a parte, potrebbe meritare in questo momento lo spread. Lo spread infatti continua, eccolo qua, a viaggiare su valori assolutamente poco gradevoli, almeno per l'economia italiana, nel senso che è ancora abbastanza altino, sta rientrando un po', sembra aver sentito l'avvicinamento ad area 300, ma non siamo ancora, come si suol dire, fuori pericolo. Come dicevo in apertura, e poi passiamo a Forex Indice and Commodities per poi ritornare sull'azionario, caratterizzante di questa fase rialzista del mercato è sicuramente il grande recupero che il FTSE bancario, che vedete qui rappresentato, attenzione a vedere che cosa sta combinando il FTSE Banche. Il FTSE Banche non solo sembra aver trovato una zona statica di prezzi molto importante a 7.450 punti, ma altresì mi sembra che stia anche andando a violare, nella sessione di oggi peraltro, e quindi merita attenzione, la resistenza dinamica al di sotto della quale viaggia oramai da giugno dello scorso anno. Quindi tecnicamente questo è un breakout rialzista, ed è il motivo per cui sono abbastanza convinto che Milano, area 20.250, la voglia andare a testare. Tutto il resto sarà chiaramente un work in progress. Evidente però la reattività che le banche hanno messo a segno, direi a partire dal 19 di febbraio, scusatemi, dal 4 di febbraio. Evidentemente le banche stanno recitando il ruolo delle protagoniste, come, se ricorderete, avevamo ipotizzato. Quindi le banche erano in ritardo, le banche sono arrivate, e questo si è riverberato sicuramente in un cambio di passo abbastanza evidente del nostro indice. È giusto ricordare e specificare che il nostro cambio di passo è sicuramente agganciato alle banche, però è tutto il mercato che sta continuando a viaggiare bene, a viaggiare al rialzo, quindi non è una dinamica squisitamente italiana. Noi avevamo bisogno di rotazione settoriale, gli altri listini stanno salendo in maniera abbastanza omogenea, un po' abbracciando tutti i settori. Detto ciò, andiamo a vedere se il quadro Intermarket contraddice o meno questa situazione. Abbiamo parlato, per quanto riguarda il FTSE MIB, per quanto brillantemente orientato al rialzo, comunque lo abbiamo classificato in una logica abbastanza evidente, direi, di trading range. Ripeto, contraddistinta fra area 20.250 up, 19.250 down. Andiamo a vedere se a livello, quindi parliamo ancora di trading range su base rialzista, evidentemente. Andiamo a vedere che cosa sta succedendo però sul mercato valutario, per capire se quanto vediamo e osserviamo sul mercato azionario si riverbera anche poi nelle consuete correlazioni, scusatemi, Intermarket. Diciamo subito che nella nottata di durante questa notte, o meglio nelle ultime ore, l'euro-dollaro ha messo a segno un discreto recupero, andando peraltro ad interrompere, ed era una cosa di cui vi volevo parlare, perché è un'evidenza che probabilmente caratterizzerà le prossime sessioni di mercato. Per quanto riguarda l'euro-dollaro, infatti, mi sembra abbastanza evidente che ha interrotto una sequenza, almeno sta provando ad interrompere, perdonatemi, una sequenza di massimi e minimi decrescenti che ne caratterizza l'andamento, pensate voi, dal 31 di gennaio. È dal picco del 31 di gennaio, infatti, che l'euro fa sempre massimi giornalieri decrescenti, quindi va chiaramente a confermare una debolezza di fondo, e come potete notare,
Con la sessione di ieri, per la prima volta, questa sequenza è stata interrotta con un massimo crescente. C'è da dire che il movimento, secondo la teoria di Dow, descritta direi in maniera esemplare durante il corso dell'Academy, è stato anche caratterizzato dal secondo elemento, ossia da minimi sempre decrescenti. Quindi quello che abbiamo osservato negli ultimi giorni sull'euro-dollaro è stato un trend tecnicamente perfetto, secondo le dinamiche che guidano e governano le logiche dell'analisi tecnica di accumulazione e di distribuzione. Cosa sta succedendo adesso, o meglio potrebbe succedere? Se è vero che abbiamo osservato la formazione di un nuovo top, quindi abbiamo superato il precedente massimo, questo è un primo timido segnale di inversione. Adesso bisognerà vedere se la sessione odierna, ad esempio, sarà caratterizzata da un'inversione anche per quanto riguarda i minimi, perché dobbiamo realizzare un minimo superiore a quello della sessione di ieri. Se ciò succedesse, molto probabilmente dovremmo assistere a una inversione tecnicamente molto interessante di euro-dollaro, che dovrebbe poi caratterizzare le giornate successive in una sequenza opposta a quella che abbiamo vissuto fino ad oggi. Quindi si passa potenzialmente da una sequenza di massimi e minimi decrescenti, tipica di un trend ribassista, a una sequenza di massimi e minimi crescenti, tipica di un trend rialzista. Non l'ho inventato io, bensì un signore molto anziano che però ci ha regalato l'analisi tecnica, ossia Mr. Charles Dow. Detto ciò, evidentemente quello che osservate in questo momento è un movimento straordinario. Io sono stato molto fortunato perché chiaramente se l'analisi tecnica fosse caratterizzata da riferimenti così ineluttabili non esisterebbe il mercato. Non sempre accade, però è stato molto bello vederlo succedere allorquando abbiamo affrontato nella, se non sbaglio, settima puntata dell'Academy il concetto della teoria di Dow. Prendemmo come esempio il grafico dell'euro-dollaro che all'epoca stava iniziando a realizzare questa sequenza e vedere poi dopo diversi giorni che la sequenza si è appunto caratterizzata ulteriormente è un'evidenza davvero straordinaria. Aggiungo a questa visualizzazione per voi nuova dei massimi e minimi decrescenti che peraltro l'euro-dollaro, come vedete anche dalle trend line qui sul grafico, ha anche violato al rialzo la prima trend line di resistenza, quindi non dico che per forza di cose adesso invertiamo al rialzo, però ci sono diversi elementi che fanno pensare che l'euro-dollaro stia mettendo in atto un serio, molto serio tentativo di recupero. Tutto sta a vedere come si evolverà la situazione nelle prossime ore. Quindi, secondo me, se riusciremo a creare questo nuovo percorso virtuoso di minimi crescenti, quindi tutto sta a misurare in questo momento dove l'euro, direi fisiologicamente, andrà ad effettuare la formazione di un minimo relativo importante, perché se è vero che il mercato ha invertito ieri, lo ha fatto con un grande movimento di accelerazione, lo vedete, non sostenibile a livello angolare, e quindi è molto probabile che nelle prossime ore l'euro cercherà una base più sostenibile e sarà la formazione di questo minimo la misurazione importante che potremo effettuare sul mercato. Evidentemente, se viceversa, una cosa che al momento mi sembra improbabile, l'euro dovesse rompere al ribasso i minimi recenti, verrebbe annullato questo tentativo di inversione e si ritornerebbe profondamente ribassisti. Al riguardo, e quindi andando ad eliminare per il momento questo indicatore, che può essere un po', come dire, fuorviante visivamente parlando, anche perché ne abbiamo già parlato, al riguardo vi ricordo anche che quello attuale è un potenziale falso breakout. Scusatemi. Pulisco un po' il grafico perché c'è troppa roba, eccolo qua. È un potenziale falso breakout di un trend, di una trend line di supporto dinamico che stiamo osservando da giorni, che la si voglia tirare da questo livello, quindi eccola qua, o che la si voglia tirare più brevemente, scusatemi, o che la si voglia tirare molto più brevemente, direi anche logicamente, se preferite, da questo livello. Come potete notare, in ambedue i casi, sia che la si vada a pescare nella notte dei tempi, sia che si vada a guardare le ultime settimane di lavoro dell'euro-dollaro, quello che tecnicamente sembrerebbe essere successo nelle ultime ore è un falso breakout. Sapete come la penso chiaramente sui falsi breakout, non è chiaramente un pensiero personale, ma è un approccio teorico ben definito. Chiudo un attimo un po' di chat. Dal punto di vista pratico, i falsi breakout di solito si riverberano esattamente in un movimento doppio o triplo nel senso opposto, il che mi fa pensare che l'euro-dollaro possa, nelle prossime ore, nonostante chiaramente di per comprato di brevissimo, tentare davvero un allungo verso area 1,14-1,14,50. Ma questo, tecnicamente parlando, è il work in progress, è quello che sarà. Dal punto di vista intermarket, rileviamo
un evidente recupero di forza relativa da parte dell'euro. Lo abbiamo giustificato, come avete visto, con l'interruzione dei massimi decrescenti, eccetera, eccetera. Adesso, come ho detto al mio gruppo trading plan definitivo, portiamo a casa un po' di utili che sono arrivati grazie a questo upside e ci mettiamo in osservazione, quindi wait and see. A livello congiunturale, o se preferite, di analisi intermarket, è comunque probabilmente l'asset euro quello più importante nelle prossime ore. Se infatti dovessi ipotizzare un asset che strategicamente nelle prossime ore potrebbe invalidare o meno, o interrompere, se preferite, diciamo, la prova di forza dei mercati azionari, probabilmente questo asset è l'euro. Cosa intendo dire? Che se l'euro conferma il falso breakout e riprende a salire, va ad indebolire la forza palese del dollaro in questo momento, e questo per l'azionario, per me, potrebbe essere un'interruzione di forza. Se viceversa l'euro dovesse ritornare a rivedere area 1,13 al ribasso, a questo punto il ribasso sarebbe definitivo e partirebbe una fortissima accelerazione, a mio modesto parere, il che garantirebbe all'azionario davvero la possibilità di volare ancora. Quindi, come già ribadito in altri approfondimenti, ritengo ancora tutt'oggi l'euro l'asset strategico, ossia il market driver, sta tentando di annullare un breakout importante. È lì sul filo di lana, lo vedete, perché non è che si sia allontanato di molto dal punto di breakout, quindi la battaglia fra rialzisti e ribassisti sul dollaro è ancora aperta e l'esito di questa battaglia andrà poi a riverberarsi sul concetto di risk on, risk off, a mio parere in maniera determinante. Ok? Quindi occhio all'euro perché probabilmente è la variabile chiave delle prossime giornate barra ore. Per quanto riguarda l'euro, quindi abbiamo osservato un rimbalzo e un recupero dai pervenduto, ma evidentemente mi sembra il grafico parli di un euro molto ribassista negli ultimi tempi. Allo stesso modo, siccome abbiamo visto che l'azionario sale, ci attendiamo un dollaro in tono positivo col dollaro yen, e difatti, eccolo qua, il dollaro yen continua ad allungare. Non ha ancora disegnato nessuna figura di inversione di quelle conosciute, note e discusse durante la Trading Academy, non siamo in presenza di doppi massimi, non siamo in presenza ancora di divergenze o quant'altro. Quindi il movimento del dollaro yen per il momento è un movimento puro, pulito, trasparente e direi coerente col contesto intermarket generale. Il mercato è palesemente risk on perché in questo momento il dollaro è ipertrofico, è fortissimo. Pensate che il dollaro dal 30 gennaio ad oggi ha recuperato contro yen quasi tre figure. Questo vi indica che il dollaro è molto forte. Di solito, quando il dollaro è forte, e lo abbiamo visto sia contro dollaro yen che contro euro dollaro, automaticamente DAX e indici azionari in generale tirano come se non ci fosse un domani. E mi sembra oggettivamente che la recente ascesa del Nikkei, guardate qua che bel breakout rialzista del Nikkei, vi ricordo la forte correlazione positiva fra Nikkei e dollaro yen. Quindi dollaro yen forte chiama Nikkei forte e le ultime candele di accelerazione giornaliere del Nikkei sono state impressionanti. Con un Nikkei che chiude la sessione notturna con un chiaramente feeling così positivo, evidentemente l'azionario europeo non può che seguire a ruota. Ma non c'è solo il Nikkei che tira come un dannato, a conferma di quanto abbiamo appena analizzato, anche gli americani non si fanno pregare. L'altro giorno, se ricordate, parlavamo in un'ipotesi di misurazione del mercato di un evidente pullback sullo Standard & Poor's. Anche il pullback l'abbiamo affrontato recentemente durante l'Academy. Ecco, questi sono gli esempi più belli che si possano vivere perché ci avvengono su mercati in tempo reale e su dinamiche attuali di prezzo. Guardate che fantastico pullback rialzista ha segnato lo Standard & Poor's 500. Quindi gli americani per ora di mollare la presa non ne vogliono sapere. Addirittura, allorquando trovano delle figure tecniche di questo tipo utili a riaccumulare, lo fanno quasi senza ritegno, direi. Guardate che bello, breakout rialzista della resistenza, ritorno, touch del supporto ex resistenza, riaccelerazione. Quindi lo stato di salute dell'azionario è direi assolutamente coerente con quello che abbiamo osservato sullo stato di salute del dollaro e a questo punto anche per quanto riguarda lo Standard & Poor's forse è lecito iniziare a pensare che il nostro obiettivo target, se è vero che Milano possiamo ipotizzarla verso area 20.250, a questo punto credo condividerete con me che questo spazio che manca allo Standard & Poor's è forse lo spazio tecnico che è lecito attendersi nelle prossime ore. Quindi uno Standard & Poor's che vada a rivedere area 2008, perché area 2008, lo vedete, 1, 2, 3 perfetti allineati,
Oso pensare che andremo a fare anche il quarto se dovessimo continuare a salire. Quindi, per il momento, dall'azionario nordamericano, dall'azionario asiatico, segnali di debolezza non ne arrivano. Andiamo quindi doverosamente a dare un'occhiata al DAX, che in questo momento è l'indice azionario più rappresentativo a livello chiaramente europeo, e l'analisi anche qui mi sembra che sia un'analisi proiettata verso l'alto. C'è da dire che non osserviamo subito che non c'è la stessa robustezza che abbiamo visto sugli indici americani, no? Gli indici americani stanno veleggiando abbondantemente al di sopra di questa resistenza che potrebbe essere equiparata a quella su cui avete visto fare il pullback da parte dello Standard & Poor's. Quindi abbiamo decisamente un ritardo. Sta di fatto però che questo ritardo è in fase di, come dire, di compensazione, chiamiamola in questo modo. È un listino a doppia velocità. L'America viaggia a velocità X al quadrato rispetto all'Europa. Su questo credo oramai non ci sia alcun dubbio. Però evidentemente cercano di ripercorrere gli stessi passi. Se infatti andiamo a fare con l'overlay chart un confronto a livello squisitamente grafico dell'andamento del DAX che state vedendo su scala daily con lo Standard & Poor's 500, eccolo qua, noterete subito l'equivalenza della direzione, nel senso che non c'è dubbio che stiano salendo insieme, però guardate che spazio ha messo a segno di rialzo lo Standard & Poor's e quale ha messo a segno in nero il DAX. Quindi, per quanto siano tutti e due, come dire, orientati a fasi di accumulo e di distribuzione perfettamente allineate, la potenza di evoluzione, di sviluppo delle dinamiche sugli americani è tripla rispetto in questo momento a quelle dei listini europei. Quindi c'è un cambio di passo decisamente impressionante ed evidente. Questo lo si vede facilmente con questo tipo di rappresentazione grafica. Quindi viaggiano insieme, fanno sempre massimi e minimi nello stesso momento, nello stesso time frame, se vogliamo, ma la differenza di evoluzione al rialzo e al ribasso è completamente, come dire, disallineata. Vi parlavo di parallelismo. Se infatti riuscite a guardare un po' questo grafico, sperando che non vi crei confusione, questa è la trend line di resistenza di cui vi parlavo sul DAX, diciamo la gemella, e quindi non ancora raggiunta. Come vedete, lo Standard & Poor's ha invece violato decisamente al rialzo qualunque riferimento di resistenza. Quindi forte, 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 sia anche nella partenza, cioè c'è già un disallineamento da qui. Quando il mercato ha fatto il massimo sul DAX, qui ha iniziato a decrescere. Quando il mercato qui fece il massimo sullo Standard & Poor's andò a creare un nuovo massimo relativo. Quindi che gli americani siano più forti dello Standard & Poor's dell'Europa non c'era bisogno di dirlo, però se non me ne foste accorti direi che questo grafico è abbastanza esemplificativo. Ritornando all'analisi pura e semplice del DAX di Francoforte, possiamo sicuramente identificare con buona approssimazione, direi, il target tecnico che attende il mercato tedesco, area di 11.450, ossia questa trend line di colore viola in omaggio a Purple che ho appena disegnato, è sicuramente l'area tecnica su cui è lecito attendersi una fase di stabilizzazione dei corsi da parte appunto del DAX di Francoforte. Quindi per ora è sicuramente un DAX in affanno rispetto all'America, idem dica sì, tutto sommato per Milano, ma tecnicamente parlando non ci sono manifestazioni di debolezza o presunta tale all'orizzonte. Quindi mi aspetto possa andare in area 11.450, così come è giusto iniziare a memorizzarsi questa trend line di supporto qui in basso come spartiacque fra una prosecuzione della fase long attuale e un indebolimento della stessa. Quindi ci attendiamo un DAX che si muove in un range 11.450, 11.050, al di sopra o al di sotto del quale potremo parlare di nuovi spunti direzionali. Chiaro per tutti? Avete domande o quesiti al riguardo? Una conferma o meno da parte dei mercati di tutto questo, o meglio, la conferma che manca? Arrivo Gianni, arrivo. Fra un po' guardiamo il FTSE MIB di nuovo. Una conferma che emerge in maniera abbastanza chiara, direi, dall'andamento dei mercati e anche questa fase di stabilizzazione che sta vivendo il gold, un gold in divergenza ribassista, un gold che oramai da diversi giorni non fa nuovi massimi relativi, però è sempre di pronto. A conferma del fatto che i giochi non sono fatti, vi ricordo che il gold ha un target in area 1350, sta digerendo in maniera per ora brillantissima, cioè è straordinario.
Guardate che non c'è tanto da sorprendersi di quanto sia salito velocemente l'oro, perché lo ha fatto in una fase congiunturale particolare, secondo me è un'inversione strategica di lungo. La cosa che sorprende del gold non è tanto come sia salito, ma quanto e come stia stabilizzando. Cioè, a dimostrazione del fatto che sul gold il clima è cambiato e tutti sono diventati rialzisti, le cosiddette mani forti, se preferite, c'è da dire che di correzioni ce ne sono, ma sono davvero, 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 davvero di basso profilo, quindi nulla di particolare o di esteso. Questo vi fa capire che il vento è cambiato su questo asset, quindi ancora una volta, quando arriva debolezza, bisogna avere il coraggio di comprarlo. Certamente non è una logica premiante mettercisi contro. Come vedete, è salito su divergenza rialzista e ne ha una ribassista al momento, ma non mi sembra che ci sia qualcuno che fa pressing al ribasso sul gold, né su scala weekly, né su scala daily. Tantomeno su scala H4. Sono tutte correzioni assolutamente modeste e moderate rispetto al trend ascendente che caratterizza l'andamento attuale dell'oro. Mi dice Michele della divergenza sul DAX? Assolutamente sì, confermo. Non è una divergenza da manuale perché è altrettanto evidente che i massimi decrescenti non si sono realizzati sopra 150, ma tecnicamente, come chiamato peraltro qualche giorno fa, è stata una bella divergenza ribassista che direi i suoi effetti in un trend palesemente contrario, li ha comunque prodotti perché da area 11.400 si è scesi fino ad area 10.900, quindi tecnicamente parlando ha regalato 500 punti di ribasso questa avvisaglia di ribassista. Quindi la divergenza c'era, la divergenza non era di quelle classiche perché mi piace misurare le divergenze allorquando sia i massimi che i minimi decrescenti si realizzano sopra 150, cosa che qui non è successa. Tecnicamente parlando, però, è sicuramente una logica divergenziale che comunque mi sembra abbia prodotto il suo lavoro. Ok? D'altra parte, dopo esserci tuffati sotto la linea dello zero, ancora una volta questo è avvenuto con una candela caratterizzante molto profonda, siamo ritornati al di sopra, quindi il suo lavoro oramai può considerarsi esaurito e si cercano nuove motivazioni tecniche per intervenire. Una doverosa occhiata anche al petrolio, che come vedete continua a muoversi anch'esso in movimento laterale. Questo concetto di lateralità o di falsi breakout è una costante degli ultimi tempi. Il mercato non ha ancora deciso cosa fare da grande. È inutile che si cerchino chiavi di lettura alternative. Il mercato palesemente è in attesa, in una fase attendista e aspetta che uno degli asset strategici prenda una strada ben definita, cosa che per il momento non succede. Il petrolio stesso, come l'oro, secondo me, ha invertito nel lungo, ma sta mettendo a segno una pausa di breve, ha creato un doppio minimo abbastanza interessante qui in zona 51 e quant'è? Un doppio minimo intermedio pulito in zona 51 e 40 e in questo momento combatte con una ipotesi chiaramente di recupero. Per gli amanti delle configurazioni testa e spalla, questa potrebbe essere, e io non sono un amante di queste configurazioni, però so che vi piacciono. Questo potrebbe essere tecnicamente un testa e spalla con proiezione ribassista se viene rotta la neckline. Dal punto di vista pratico, segnalo che in H4 in maniera timida e un po' subdola si sta creando divergenza ribassista. Ok? Quindi anche sul petrolio ci siamo, come dire, dilungati, abbiamo esaminato la situazione. Adesso arrivano un po' di domande da parte vostra. Io volevo farvi vedere, quando parliamo di divergenze, qualcosa di molto bello che ho tradato stanotte con chiaramente l'expert sulle divergenze, su cui fra l'altro fra un po' vi do una bella notizia. È stato New Zealand USD quando si va a caccia di divergenze, no? Qualcuno scherza e dice io divergenze le vedo dappertutto. Beh, non è uno scherzo, è quasi vero. A parte questo, ecco, questa è la divergenza che ho tradato stanotte, di quelle che mi piacciono onestamente, quindi restituisco un po' anche una chiave di lettura a Michele rispetto a quello che diceva prima sul DAX. Questa divergenza, ad esempio, Michele, noterai che è caratterizzata efficacemente da quello che è il pattern reale sulle divergenze. D'altra parte, vedete, il nostro expert l'ha data secca, buy long. Quindi il primo apice è sotto 150, il secondo crescente, ma anche lui sotto 150. Questa è una divergenza, infatti l'expert advisor ci dice di comprare AUD, scusatemi, in questo caso New Zealand USD. Presa bene, anche Mauro mi fa piacere, un altro del gruppo, breakout di trend line di resistenza e stanotte veramente ci ha fatto un regalone, davvero bella, un'operazione onestamente nella sua evoluzione così rapida e così direzionale,
che non sempre succede, però faccio notare anche a quelli del gruppo collegati che invece di cercare cose complicate, se vogliamo dare, come dire, al pattern sulle divergenze, una sorta di graficizzazione, è questo. Queste sono le divergenze che ci interessano, queste sono le divergenze che vanno a creare questa logica di massimi e minimi, in questo caso crescenti rispetto ai prezzi, in un arco temporale accettabile, quindi 20-30 candele. Non ci piacciono le divergenze in cui andiamo a unire un punto che sta qui con uno che sta nella notte dei tempi. Queste sono quelle che dovrebbero funzionare e col senno del poi posso dire ha funzionato in maniera molto efficace. Quindi complimenti alla divergenza e complimenti, se permettete, anche a questa tecnica che ho il piacere di aver inventato e descritto nel libro Trading Plan. Peraltro su queste divergenze stiamo facendo un lavoro davvero massivo nel gruppo Trading Plan definitivo. Peraltro, come vi avevo accennato, c'è una grande novità perché alla luce di una richiesta molto forte abbiamo un po' deciso di dedicare al programma dell'Academy. Sapete che stiamo finendo il ciclo Basic. Grazie Raimondo. Welcome on board, come si suol dire. Bel colpo, sì, su New Zealand. Scusatemi. Come dicevo, parte il ciclo Intermediate, parte ai primi di marzo e la novità assoluta è che abbiamo stravolto il programma perché ho deciso di dedicare alle divergenze, in particolare all'expert sulle divergenze, 10 puntate dell'Academy stessa. Quindi faccio sostanzialmente un vero e proprio corso nel corso. Sapete che il mio lavoro è massimamente basato sulle divergenze, ma in questo caso dedicherò i 10 webinar della sezione Intermediate e quindi andiamo anche a caratterizzare l'Academy che si aggiorna e si adegua ai tempi. Se quando ho iniziato 3 anni fa l'Academy di divergenze ancora non se ne parlava, il libro forse, mi pare, fosse appena uscito. Oggi, insomma, dopo 4 anni di lavoro con le divergenze, qualcosa di più l'ho imparata e molti di voi le stanno usando. Quindi andiamo anche a caratterizzare l'Academy dal punto di vista pratico. Ci sarà assolutamente un'anteprima, direi nazionale, perché fino ad oggi non è stata un'anteprima, in quanto l'abbiamo riservata a un pubblico pagante, che peraltro farà parte dell'Academy, perché sarà anche per noi un modo per rivisitare la situazione. Comunque ho deciso con Purple di mettere io a disposizione, ovviamente non Purple, il mio expert PDTA, spiegarvi come funziona e lasciarvelo usare liberamente per un mese. Quindi faremo un mese sostanzialmente di lavoro sul PDTA, sulle divergenze, sulla tecnica stessa e avete la possibilità, direi eccezionale se non esclusiva, di poterlo anche provare e testare. Il programma è molto bello e molto denso, fra le altre cose, chiaramente essendoci verranno distribuiti gratuitamente, qui lo potete leggere, anche questi software. In particolare, ed è giusto specificarlo, darò liberamente l'utilizzo del SuperTrend TLGO, poi nel ciclo Advanced daremo anche il CCI ed altri Expert Advisor. Il SuperTrend TLGO sarà con licenza illimitata, lo specifico subito, invece le API DT mi permetterete un mese di prova durante l'Academy, dopodiché, per doveroso rispetto anche di chi fa parte del gruppo Trading Plan Definitivo, se volete entrare a far parte del gruppo dovrete chiaramente comprarlo, o meglio partecipare all'intero percorso formativo. Viceversa, verranno dati indicatori, SuperTrend, l'histogram, il Findbar, un po' di script, tutto ciò che userò durante la fase sostanzialmente intermediate dell'Academy vi verrà messo a disposizione. Senza limitazione alcuna, salvo fatto per l'Excel PDT che potete usare solo per un mese. Il programma è molto denso, ma tutto sommato molto bello. Completeremo le logiche sul corretto timeframe di utilizzo, sul corretto utilizzo della leva finanziaria e chiaramente sul SuperTrend, che è comunque una parte importante dell'Expert Advisor PDT. Nel chiaramente divulgare sul SuperTrend parleremo anche di come utilizzarlo e quindi consegneremo alla quarta puntata l'Expert Advisor. Dopodiché, come vedete, quinta, sesta, settima, ottava, nona e decima, tutta sulle divergenze e tutto sul PDTA. Quindi chi non ha potuto approcciare fino ad oggi il nostro corso sappia che adesso facciamo questo potenziamento assoluto. Uniamo, come dire, due componenti. Da un lato vado a regalare ai miei adorati trading plan definitivi un ulteriore approfondimento sulle dinamiche che guidano le divergenze e l'utilizzo corretto dell'expert, dall'altro apriamo questo mondo anche a chi fino ad oggi lo ha guardato magari con un po' di attenzione, ma non con la sufficiente determinazione. Chiunque sia interessato a partecipare all'Academy dovrà contattare Marco, dovrà quindi procedere all'apertura di un conto reale, perché l'Intermediate è limitata ai conti reali, e Marco Marti, del support desk di Purple, sarà sicuramente a vostra disposizione.
Vi dico che è un giocattolino simpatico, vi dico che ne vale assolutamente la pena perché è un po' la somma positiva, direi, di tanti anni di lavoro sul mercato e grazie a questo expert abbiamo trovato la quadra, quindi anche nelle fasi non particolarmente brillanti di mercato abbiamo finalmente un prodotto che ci difende, che non pensa solo a fare utili, ma pensa anche a tagliare in maniera intelligente e doverosa le perdite. E quindi l'invito a contattare Marco e far parte dell'Academy mi sembra doveroso. Non aspettate, per favore, l'ultimo momento. Detto ciò, scusatemi per questo piccolo passaggio, ma era un'informazione che credo potesse essere interessante per molti di voi. Mi arrivano un po' di domande su qualche settore Forex Indice and Commodities che volete magari chiarire. Vediamo, vediamo. Mi pareva che ci fosse una domanda sulla sterlina. Andiamo volentieri a guardare subito. Un attimo solo, questo è l'euro-dollaro. Trasciniamo la stellina e la guardiamo. Ecco, questa è la stellina di lungo. Guardiamola su una dinamica giornaliera. EH4. Ok, ci siamo. Beh, dal punto di vista pratico mi sembra che stia ricalcando in maniera meno pulita, se vogliamo, un po' le orme dell'euro-dollaro. Anche in questo caso siamo in un breakout di una resistenza, ma senza una divergenza, cosa che invece ha caratterizzato invece il movimento del neozelandese. Cosa da notare invece è stata la presenza in alto sul picco massimo della sterlina di una divergenza ribassista, quindi il mercato scontava una fase di decelerazione. Questa decelerazione, andando a misurare con Fibonacci, raggiunge un livello importante, quindi la stellina ha decelerato il 50% del movimento di accumulazione precedente e in questo momento è fra il 38,2 e il 50 che viaggia in maniera direi un po' a fari spenti. Lo dico perché guardando il grafico H4, grandi idee operative onestamente non me ne vengono. Starei attento al minimo che ha fatto ieri, ma dal punto di vista squisitamente pratico, non ho altri. Non mi vengono fuori delle idee operative. Io quando guardo un grafico, se mi dice qualcosa subito, ok, altrimenti ne cerco di altri. Non so se avete altre valutazioni da fare. Questo è il dollaro australiano, ad esempio, anche qui si sta cercando di, vedete, di invertire questi minimi decrescenti. Il neozelandese ci è riuscito, ha fatto un candelone della Madonna, ma ne abbiamo già parlato. Su EURGBP, calma piatta, però vi faccio notare una cosa di EURGBP. Attenzione a questo supporto che vedete adesso vado ad evidenziare, in purple, che vado ad evidenziare, perché guardate, l'EURGBP lo sta lavorando in maniera abbastanza convinta. Ecco, vado un po' a pulire il grafico di altri riferimenti, così. Ecco qua, se ci fate caso, EURGBP, che è un sintetico, no? È la sintesi di euro-dollaro contro sterlina d'oro, o comunque di euro contro sterlina con una terza valuta al denominatore. Come potete notare, sta caratterizzandosi per una discreta regolarità nell'approcciare questo dinamico. Guardate come è preciso ogni volta. Quindi, ogni volta che la sterlina sembra riprendere terreno nei confronti dell'euro, questo supporto agisce come tentativo di tenuta. Come dice giustamente Fabrizio, alle 10:30 di oggi ci sono notizie importanti. Magari saremo ancora collegati per qualche minuto. Vediamo un attimino se questo supporto viene messo in discussione. Per il momento sorprende per la regolarità con cui va a contenere delle dinamiche di accumulo e di distribuzione su questo cross. Altre domande? Qualcuno ha in pancia qualche cross particolare su cui vuole un parere? State tradando qualcosa? Fabrizio, tu che sei iperattivo su diversi strumenti, hai una valuta o un indice, una commodity su cui vuoi un parere? Stellina franco-svizzero, lo sapevo che bisognava solo sollecitarti. Fabrizio è, diciamo così, la persona più attiva, se non iperattiva, del gruppo Trading Plan Definitivo. Gli devo tanto perché veramente ci tiene svegli anche la notte a volte. Eccola qua, che tipo di operatività stai applicando su questa? Sei in divergenza long, mi sembra di capire, perché vedo che il nostro indicatore segnala in maniera abbastanza ripetuta la possibilità di fare buy long, quindi presumo tu stia lavorando in divergenza long, me lo confermi, perfetto. E in effetti sì, per il momento è un bel laterale, perché tutto sommato di laterale dobbiamo parlare, no? Mi sembra che sia un canale laterale ribassista abbastanza ben definito, sia nella base superiore che nella base inferiore, e quindi stai con questa divergenza comprando sempre la fase di debolezza. Come tutti sappiamo, nelle fasi laterali,
si può scegliere uno dei due lati, comprare la forza o vendere la debolezza. In questo momento Fabrizio, grazie alle divergenze, sta tentando sempre di catturare la debolezza al rialzo. Ci sta, non è pulitissima, lo vedi da te, non sono di quelle che, per cui impazzisco. Dite voi, Pietro, per quale impazzisci? Ve la faccio vedere subito una per la quale impazzisco. È bellissima questa divergenza, in effetti poi mi sembra che il mercato abbia iniziato a premiarla scivolando verso il basso. Ok, quindi confermo e comprendo il tuo posizionamento, ma per me ce ne sono di più belle. Peraltro, quando vedo che fanno porcherie sul franco svizzero, come l'hanno fatta sullo yen, io da certi grafici veramente mi allontano. È un peccato, stanno impoverendo questo mercato con questi errori, tutt'altro che casuali, secondo me, lo stanno mettendo davvero in discussione, il che è un grande peccato perché il mercato H24, come quello delle valute, a tutt'oggi non esiste, non ha sostituti. Allora, andiamo a vedere altre domande. CAD JPY, ce l'avevo già sott'occhio, eccola qui. Purtroppo questa shadow rovina l'analisi grafica, anche se ha creato una grande divergenza rialzista. Non mi sembra che questa trend line abbia qualcosa di particolarmente significativo. Scalo in H4 per dire se vedo qualcosa. Ecco, la cosa che vedo in H4 immediata, secca, da manuale è il doppio massimo. Quindi direi che se fa ancora qualcosa, tenta di ritornare in area 84, 83,98, dove ha già realizzato un doppio massimo. Se lo fa e ci arriva, forse ci arriva in logica divergenziale ribassista. Di più non mi viene in mente di dire in questo momento, se non, come vedete dall'expert, che è salita al rialzo con perfetta divergenza rialzista. Quindi tutto regolare dal punto di vista pratico. Evidentemente ha un po' tirato troppo, probabilmente un po' di vertigini ce le ha, e quindi dal punto di vista pratico potrebbe tentare questo triplo massimo, perché no, in area 84. E da lì puoi mettere a segno anche una correzione pesante. Ricordiamoci sempre che CAD JPY però è sensibile alla quotazione del petrolio. Il petrolio per ora non molla, il che spiega l'ascesa del CAD contro lo yen. Ricordatevi che è un bellissimo cross perché ha due componenti: misura il petrolio e misura il rischio. Misura il petrolio col CAD, misura il rischio col JPY, perché il JPY è notoriamente una valuta rifugio. Quindi quando scende qualunque cross col JPY al denominatore, vuol dire che il JPY si sta rivalutando e questo è un segnale risk-off normalmente. USD JPY lo abbiamo visto poco fa, Lorenzo, e anche qui mi sembra che il trend rialzista sia palesemente evidente e non abbiamo neanche oggettivamente target resistenziali interessanti. Quindi questo processo di rafforzamento del dollaro partito con una bellissima divergenza qui in basso dopo la famosa shadow del fat finger di chi volete voi, perché non ci credo più a questa storia degli errori, onestamente. Comunque, dopo quella grande divergenza rialzista, difficile da catturare oggettivamente, c'è da dire che non abbiamo livelli tecnici di interruzione del trend rialzista qui. Quindi ritengo che il dollaro yen non sia caratterizzante, come già detto, viceversa, l'euro dollaro sicuramente è più prossimo a livelli importantissimi. Mauro mi chiede di CAD CHF. Andiamolo a vedere. Eccola qui, anche in questo caso parte su divergenza rialzista, già evidenziata qui in basso, dovrebbe esserci, eccola qua. E tecnicamente parlando va ad impattare o ad avvicinarsi a delle trend line di lungo termine, ma senza per il momento metterle in discussione. In H4 si nota un tentativo di correzione, però non caratterizzato secondo me da grandi configurazioni. Pardon. Da grandi configurazioni tecniche, il che mi fa pensare che il mercato possa ancora fare, possa ancora dare. Quindi non ho in questo momento particolari sensazioni osservando questo grafico. Quello che mi è piaciuto, anche se non mi è piaciuta chiaramente la shadow che poi si è determinata, quello che sicuramente mi sembra meritorio di attenzione è questa zona in area 75-15 di triplo minimo addirittura, su cui poi è partita un po' la dinamica di accumulazione. Ripeto, non mi piace questa shadow perché spezza le reni a chi è posizionato male, purtroppo, anche se un motivo per stare short qui non lo vedevo, però insomma può succedere, soprattutto i sistemi automatici che lavorano sul breve, penso a quante persone su questi movimenti perdono dei soldi ed è un peccato perché poi, ok, non li ho persi io, però quando li perdono altri in maniera sbagliata è tutto il sistema che si indebolisce. Quindi non è non perdere noi che ci salva, dice, chi se ne frega, no. È che oggi è successo ad altri, domani potrebbe succedere a noi e c'è da incazzarsi lo stesso, secondo me. Mi chiedete poi di USD CAD,
cross sempre molto interessante, anche in questo caso per la sua doppia correlazione, quindi andamento dollaro, andamento petrolio. Eccolo qua, mi sembra che abbia fatto una divergenza ribassista da manuale, bella, anche queste di quelle che, fra virgolette, mi piacciono. Così come guardate, Pietro dice, ma quali sono le divergenze che ti piacciono? Beh, ma questa l'avete vista, che bella che è. Guardate che divergenza rialzista qua. Fantastico, sviluppa poi un rialzo straordinario. Davvero bello, davvero bello. Va bene, ritornando al quadro attuale, divergenza ribassista chiama short, il mercato in effetti è entrato in correzione. Attualmente sembrerebbe che sia entrato in un eccesso di venduto, però ha rotto il supporto dinamico portante, quindi bisogna stare attenti perché il mercato comunque ha dato un segnale di potenziale indebolimento ulteriore, ma poi è rientrato. Quindi questo è un falso breakout, se volete, è quasi una Morningstar. Quindi occhio a USD CAD, quindi senza lavorare con le divergenze, ma se dovesse tecnicamente parlando andare a bucare area 1.32 e 40, 45 potrebbe riprendere a invertire potente verso l'alto. Io onestamente su una figura del genere, dopo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 candele ribassiste allineate, porterei a casa lo short, lo chiuderei. Poi può succedere di tutto, però mi accontenterei, fra virgolette. E quindi anche USD CAD abbiamo risposto. Adesso c'è Yuri e poi Gabriele, arrivo anche da te. Yuri che mi chiede di guardare un attimino il Dow Jones e dice: appena superato il massimo del 6 febbraio, se ritornasse al di sotto potrebbe essere un segnale ribassista, ma io qui mi rifaccio un po' a quello che abbiamo già detto sullo Standard & Poor's. Segnali ribassisti per il momento sugli indici americani non ce n'è. Possiamo parlare di un segnale ribassista, cancellando anche questa, allorquando dovesse timidamente direi rompere quest'area di supporto, ammesso che abbia un senso. Ma io segnali di ribasso, se non l'eccesso di comprato sull'America, non ne vedo. Cioè l'America non ha una configurazione a scendere in questo momento. Io sono stato il primo che aveva ipotizzato dopo questo crollo che i mercati continuassero a scendere, non ce lo dimentichiamo. Però poi parlano i grafici, mica le idee, mica le ipotesi. E quando il grafico poi ti va a rimbalzare, ti spazza via i livelli di resistenza uno dietro l'altro, o sei scemo e rimani di un'idea sbagliata, oppure la cambi e cerchi di fare soldi coerentemente con quello che sta succedendo. Io cerco di non essere scemo, ci provo quantomeno, e questo non è un mercato short per il momento. Qualora iniziasse a rompere questo supporto e caratterizzarsi per una serie di configurazioni tecniche che per ora non vedo, potrei parlare di mercati che cambiano tono, ma al momento sono mercati assolutamente in una fase tonica e rialzista. Sicuramente in un eccesso di breve, ma la dinamica è una dinamica pulita, pura e confermata, come hai visto, anche dall'andamento delle variabili intermarket. Cioè non è che i mercati stanno salendo con un dollaro debole, stanno salendo con un dollaro forte, con un gold in stabilizzazione, quindi senza, tra virgolette, ostacoli particolari. Dovesse il Dow Jones portarsi sotto 25.000, ne riparleremo, ma per il momento non c'è. Questo per Yuri. E infine c'era Gabriele, poverino, che mi ha chiesto un'ora fa di ritornare su Piazza Affari, lo facciamo subito. Stavo terminando la fase Forex Indice Commodities. E mi chiedeva Gabriele, secondo lei Atlantia può fare un pullback per poi andare short? Ma in verità, caro Gabriele, io su Atlantia sono entrato short sull'ipotesi di questo pullback e per un giorno e mezzo ha funzionato. Come vedi, adesso il mercato sta tirando. Io ho tre titoli al ribasso: Atlantia, Eni e Saipem. Per dinamiche differenti, non certamente correlate all'indice. Atlantia perché aveva questo pullback e quindi un pullback in divergenza ribassista io lo vendo tutta la vita. Quindi l'ho fatta e la rifarei. Siamo là, non sta succedendo nulla di particolare. Quindi sì, ti confermo che su Atlantia sono short. Su Saipem sono stato stoppato e su Eni sono ancora in posizione. Pensavo che il petrolio si indebolisse, quindi ho provato la zampata sui pullback, soprattutto su Saipem, ma evidentemente non tutte le ciambelle riescono con il buco, come si suol dire. Dal punto di vista pratico, però, ti confermo, questo su Atlantia è potenzialmente un pullback, però se il mercato continua a tirare in questo modo, sai che se ne frega, si compra un po' tutto, no? Al di là del fatto che siano le banche quelle caratterizzanti. Ok? Quindi ti confermo che sì, vedo il pullback ribassista, vedo anche la divergenza ribassista e quindi per me Atlantia è un tentativo short, lo merita, infatti. L'ho messo in atto. OK? Velocemente adesso al volo radente sugli altri titoli. Questa è A2A, sempre in una zona neutrale di trading range. Amplifon, nulla da dire.
Atlantia, ho appena detto, per me è un pullback ribassista, però è anche evidente che se si riporta sopra la trend line, quindi in area 21,15, 21,10, è un'ipotesi sbagliata e la divergenza lascerà il passo a nuovi tentativi, come si suol dire. C'è poi Azimut più 2,75, che ha iniziato a risalire da tempo immemore, quindi non c'è dubbio che in questo momento abbiamo un problema di linea. Mi sentite? Sembra ci sia un calo forte della linea. Mi riuscite a sentire? Ok, ce l'abbiamo fatta. Questo è Azimut che, dopo aver breccato al rialzo una grande area di resistenza dinamica, giustamente continua la sua strada, con obiettivi peraltro anche molto ambiziosi. È scesa tanto, il che vuol dire che può anche recuperare tanto. E la prossima resistenza la vedete lontana anni luce. Doveroso a questo punto considerare questo minimo come un minimo significativo e quindi iniziare a tirare un supporto dinamico. Ragion per cui finché Azimut si mantiene sopra 11,40, rimane long, anche se sta sfidando evidentemente nel breve le leggi di gravità e sta disegnando una grande divergenza ribassista, il che vuol dire che allora quando Milano dovesse fare ad esempio 20.250 o iniziare a correggere, io Azimut la vendo. Ok, detto ciò, diamo un'occhiata. No, gli stop Paolo su Atlantia, come su qualunque titolo, io li faccio intraday, cioè se il prezzo tocca durante l'intraday è stoppato, non aspetto le chiusure in fine giornata. Stiamo scherzando. Se poi il mercato strappa, che faccio? Quando do un livello di ingresso sul mercato, lo do sempre con stop e target. Se no, di cambio vuol dire che se toccate l'intraday, fosse anche di un centesimo di millimetro, sono entrati. Ok? Questo perché noi la notte vogliamo dormire, le scommesse le lasciamo ad altri. Detto ciò, queste Azimut mi sono già espresso, Banca Generali più 1,86 oggi, continua anche in questo caso una evidente fase di recupero e inversione, ma i titoli sono tutti in questo momento caratterizzati da questa vocazione a salire, cioè è un'analisi abbastanza spicciola se vogliamo, così come è doveroso adesso sui titoli andare a tracciare le nuove aree supportive. Dal punto di vista pratico, su Generali, Banca Generali, scusatemi, questo è il nuovo supporto dinamico e ha comunque la tendenza a chiudere il gap in area 21,40, dove completerebbe un target abbastanza evidente. BPM sta continuando a ricoprire le posizioni short che ne hanno caratterizzato l'andamento da tempo. Ho una linea lentissima, forse perché ho chiesto 5 anni, si chiede meno tempo, faccio prima. Di pazienza. Eccolo BPM. In questo caso mi sembra che la chiamata verso area 2 sia evidente, quindi completerà verso area 2. Quindi vedete lo spazio che manca a molti titoli che stanno adesso facendo da traino è lo stesso che manca all'indice, più o meno un 1-1,50% di rialzo ulteriore. Abbiamo problemi di connessione. Ok, eccoci su BPerBanca. Niente, connessione pessima. Proviamo a chiudere e riaprire software. Scusatemi, ma non mi piace lavorare aspettando che i grafici si aggiornino. Sono brutale in certe cose. Se non funzioni, ti chiudo e ti riapro. Ci sto a pensare due volte. Mentre questo lavora, vediamo che sta combinando l'euro-dollaro, che ripeto, è l'asset strategico. E si è un po' raffreddato negli entusiasmi, eh? Candeletta nera, ora farà pullback, farà un minimo crescente. Queste sono le risposte che cerco oggi dal mercato. Ok, sembra che ora ci siamo, speriamo. E quindi dicevamo di Beeper, che è stato il titolo in assoluto che ha sorpreso negli ultimi tempi, in senso positivo, ovviamente, partendo da bellissima divergenza rialzista, quindi sorprese che in parte abbiamo catturato perché l'abbiamo comprato. Brembo più 1,64, sta cercando di riportarsi verso zona 10,40. Buzzi Unicem sempre long,
Scusatemi un attimo. Scusatemi. Buzioni c'è sempre in potenziale pullback ribassista. Campreali sempre long. C'è neanche in Dassa oramai proiettata verso la resistenza. Gasolin è sempre, sempre super long in divergenza ribassista, quindi occhio quando corregge, corregge bene. Enel, sempre neutrale dopo i recenti picchi. Enel, ricordiamo, è stato il titolo che ha portato avanti la baracca prima di questa nuova fase di mercato. Diciamo che ha dato il passo poi ai bancari. Su Eni sono ancora al ribasso, per evidente pullback ribassista, con piccola divergenza. Exor, pullback preciso, long, quindi quando parliamo di pullback, ha funzionato direi. Ferrari sempre sotto resistenza, Fiat ancora lì in basso, Fineco, attenzione a Fineco perché va a toccare lo statico che ci eravamo segnalati da tempo, area 10-10, vediamo che cosa combina oggi, se lo buca o meno. Generali, in fase di recupero post doppio massimo. Intesa, ecco, pensate cosa può succedere al nostro mercato quando Intesa deciderà di salire, perché ancora non sale. Quindi quando deciderà di chiudere sopra 22.06. Pensate che cosa potrebbe regalare come spunto al mercato. Italgas sempre long, Juventus no comment. Leonardo, arrivederci a tutti. Bellissima. Mediobanca, a questo punto mi sembra che vada a riapprocciare la zona superiore di questo rettangolo, quindi area 8,23-8,24. Moncler è arrivata quasi alla resistenza, da qui sotto in pratica, 35,80, occhio. Pirelli molto bene, break al rialzo, quindi un segnale potenzialmente di lungo termine long. Poste italiane sempre long, potenziale doppio massimo intraday. Prysmian sotto resistenza, manca poco, 19, ne parliamo da giorni. Recordati sempre long. Saipem, eccolo qua, avevo tentato il pullback su una piccola divergenza ribassista, come vedete, quindi mi ero posizionato in pullback ribassista, ha breccato, stoppato, punto finito. Operazione sbagliata e archiviata, come tante altre chiaramente positive, no? Quindi a questo punto questo è il nuovo supporto dinamico su cui si ragionerà nei prossimi giorni, ma evidentemente se il petrolio non corregge, Saipem continua a tenersi tonica. Salvatore Ferragamo, breakout ecco, vi ricordate questo box giallo? Dicevo 2 giorni fa, dicevo attenzione alle fasi che annoiano, perché poi il titolo li strappano. E come vedete ha breccato al rialzo e quindi si proietterà probabilmente verso zona 19,50. Snam sempre long, STM bel touch and go della trend line di supporto, speriamo continui perché vedo divergenza ribassista purtroppo. Telecom Italia 0,37, nulla di particolare mi sembra. Tenaris sale, come è giusto che sia. Idem dicasi per Terna, UbiBanca. È probabilmente il titolo da comprare se brecca al rialzo la resistenza, bella la divergenza, ma a questo punto bisogna aspettare il breakout della resistenza dinamica. UniCredit ha dato un segnale importante al mercato perché a differenza di Intesa che è ancora lì in una fase di impasse, UniCredit ci sta provando, però l'altro giorno abbiamo detto non aspettiamo solo il breakout della resistenza che è avvenuto oggi. Vediamo anche se supera il precedente massimo relativo. A quel punto possiamo dire che ha invertito davvero. E se inverte davvero la compriamo, senza pregiudizi. Quindi io mi aspetto, o meglio, aspetto una chiusura sopra 11 per valutare un ingresso long. Non lo faccio prima. Unipol 0,25, ma è stato bellissimo il pullback a 3,70, davvero fantastico per precisione. E Unipol sai, un altro pullback straordinario. Tutti e due hanno pullbackato con precisione estrema le precedenti trend line di resistenza che ora fanno da supporto. Con questo è tutto, ragazzi. Grazie a tutti. Vi ricordo quindi, non perdete tempo per l'Academy. Ricordo a chi, di
Ricordo a chi altresì partecipa all'Academy, già che stasera c'è la puntata numero 9. Parliamo di Fibonacci e Supertrend. Quindi iniziamo ad introdurre l'argomento Supertrend, che sarà una portante importante dei prossimi giorni. Cos'altro dirvi? Niente di più, direi. Vi ringrazio. Vi aspetto in diretta di nuovo la prossima giornata, che sarà venerdì 13 di febbraio. E soprattutto vi do, ecco un attimo che vi do un file in questo momento, vi do il file di tutte le, vi do due riferimenti sull'Academy che ci tengo a condividere. Da un lato vi do il file di tutte le slide che abbiamo distribuito fino ad oggi, che credo possa essere abbastanza gradito, no? Tutto sommato. Quindi ve lo trasmetto qui come file, un attimo di pazienza, devo capire dove si è aperto nel mio monitor il... Eccolo qua, il desktop. Un po' di pazienza che vi do due cose simpatiche. Da un lato vi do sicuramente le slide dell'Academy e di quello che è stato fatto fino ad oggi. È un bel file, ci sono tutte le 8 puntate che abbiamo tenuto fino ad oggi. Dovrei riuscire a farlo in qualche modo. Documenti. Eccolo qua, trascino il file. Voilà. Questo è tutto il riepilogo delle 8 puntate che abbiamo tenuto fino ad oggi dell'Academy. Potete liberamente scaricarlo. E anche direi, vi voglio dare l'accesso all'area tematica dove salviamo i nostri video. Vi ricordo che abbiamo creato due canali speciali come Purple. Uno si chiama Purple Trading Academy. E ci sono tutti i video delle registrazioni dell'Academy fino ad oggi. Ok? Quindi potete tranquillamente rivederli. Vi do il link alla pagina. Questo è per quanto riguarda la Trading Academy. E questo invece è l'altra area video, sempre open. Che riguarda Market Talk, ci sarà fra un po' anche questo video, se qualche volta siete così masochisti da voler rivedere la puntata, anche in questo caso non c'è nessun problema. Questo è il link per rivedere i Market Talk che eventualmente vi doveste essere persi. Direi che vi ho dato davvero 1,5 tonnellate di informazioni oggi, anche troppe, sarete stanchi. Io vi saluto, vi abbraccio e vi do appuntamento a stasera alle ore 17 per la puntata numero 9 della puntata Basic, dell'Academy Basic. Ciao a tutti.